Amici di Telecosta Smeralda, bentrovati, io sono Ruide e questa è la quinta stagione di Tra chi sente e chi ascolta. Oggi un ospite molto speciale, lui. Mi chiamo Ako, ho 32 anni e faccio musica rap dal 2004, da quando avevo 14 anni. Vengo da Oristano, una città o un grande paese, decidete voi, che nel bene e nel male ha influenzato la mia musica da sempre. Qui sono cresciuto con i miei amici con i quali ho creato il primo studio di registrazione e grazie ai quali ho stretto e allacciato i rapporti con tanti altri colleghi dell'isola con cui avevamo la stessa passione, il rap. Il luogo in cui perdevamo maggiormente il nostro tempo erano sicuramente questi giardini. Noi ci beccavamo sempre al cerchio, questo punto di cui oggi resta solo la forma e una panchina, perché le altre diciamo che le prendevamo in prestito da altri punti del parco. Qui fondamentalmente facevamo freestyle, riorganizzavamo le giornate noiose che non avevano uno scopo, trasformandole in quelle che poi oggi, quando ci vediamo a cena, non sono altro che i nostri ricordi più belli. Crescere in una realtà come questa, nel tempo mi sono reso conto che ti dà due opzioni: o muori con lei o scopri che fuori c'è dell'altro, e noi per fortuna abbiamo scoperto presto che fuori c'era tanto altro, e questo mi ha dato poi la possibilità di scrivere e descrivere realtà e mondi che, uniti al cinema di cui vado matto, hanno creato poi l'immaginario dentro i miei dischi e dentro i miei video. A Tra chi sente e chi ascolta, oggi ho il piacere di avere come ospite Federico Camedena Alteaco. Ciao man. Ciao bello. Come stai? Benissimo. Bene, grazie per aver accettato l'invito alla nostra trasmissione. Abbiamo visto appunto il luogo da dove sei nato, dove nasci, dove vivi attualmente, sì, giusto? Sì. Oristano, ecco. E tu fai musica dal 2004, come ci hai spiegato nel video di introduzione, ma quello che volevo chiederti inizialmente è come arriva proprio l'approccio, se vuoi chiamala, all'arte in generale, che sia musica, che sia magari disegno, come preferisci, perché comunque c'è anche quel momento nella vita in cui arrivi e dici è successo qualcosa. Guarda, più o meno avevo 11-12 anni, quindi quando sono entrato alle scuole medie c'erano già quelli che poi sono diventati i miei amici più cari, che già seguivano, ascoltavano qualcosa di musica rap, perché avevano dei fratelli magari più grandi. Quindi loro iniziavano a fare dei primi graffiti, alcuni facevano qualche strumentale con quei programmi che giravano all'epoca. Esatto. E quindi io, affascinato da questa cosa, ho iniziato a provare inizialmente col disegno, ma ti dico, sono negatissimo, scarso a livello. Hai provato anche a ballare per caso? No, perché lì è ancora tragica, peggio. È successo anche a me, non per altro. No, ho lasciato perdere da subito. Però diciamo che da sempre mi è piaciuto scrivere, quindi quando ho iniziato ad ascoltare la musica rap come impatto ho detto voglio provarci anch'io. Hai iniziato subito, diciamo, a provare a realizzare un testo. Quali erano le prime cose che ti venivano in mente da giovane? Ma cioè, cazzate, nel senso i problemi di vita quotidiana che poteva avere un tredicenne, un quattordicenne, certo. Quindi le faide che potevano esserci con i gruppi coetanei, o piuttosto i primi dissing da ragazzino, ecco. O piuttosto le prime ragazze con cui uscivi e scrivevi qualcosa dedicato a loro, diciamo gli argomenti inizialmente erano questi. Bene, bene, bene. Allora io direi di iniziare subito a vedere i primi video. Partiamo da quelli un po' più recenti. Ho scelto Outsider. Outsider che fa parte di un tuo lavoro, di un tuo album, giusto? Sì, fa parte di Leggenda, il mio penultimo disco, ed è la traccia che apre il disco. L'abbiamo girato al Parco dei Suoni, che è uno scenario fantastico che abbiamo vicino a Oristano. E diciamo che mi sento in questo periodo un outsider rispetto alla piega che ha preso il genere negli ultimi anni, quindi in questo video, in questo pezzo, ho voluto un po' racchiudere queste sensazioni. E noi ce lo guardiamo tutti. Tra chi sente e chi ascolta, oggi abbiamo Ako, Outsider. Quando ho iniziato a rappare dovevi spaccare e spiccare in città. Oggi son tutti campioni, copioni, ricconi, ricchioni col culo del rap.
Ho letto che siete i migliori, signore e signori, su qualche giornale di finti scrittori. Mi pare si chiami sto mego sto cazzo. Rappericidio, se parlo ti miro. Decido la testa alla croce, se sparo ti uccido. Cresciuto fortezza Cremlino, in mezzo alle iene col flow Tarantino. Il nome è lo stesso, non cambio bandiera. Ho il logo di Batman sopra il mio New Era. Vestito di nero, tu rosa pantera. Puoi fare il leone, ma sulla tastiera. Vieni che pareggiamo i conti, 15 anni sulla scena, ma chi cazzo la racconti? Qui sono tutti veri se li ascolti, ma si danno alla fuga quando poi tagliano i ponti. Vado ben oltre gli orizzonti, educazione siberiana per chi infama l'ama zero sconti. Puoi dire pure alle tue fonti che il sottoscritto e il rap non sono ancora i ferri corti. Ciao! Io faccio musica davvero fra, una leggenda non la superstar. Con la mia faccia mica un avatar, da solo contro tutto il timo zar. Perché sono un outsider, perché sono un outsider, perché sono un outsider, perché sono un outsider. Sabato d'inverno che fa buio alle 5, voi non tirate bamba bra, tirate le cinghie. In tasca ho 1000 euro, mica 4 conchiglie, siete finte come le vostre bottiglie. Sti rapper sono asini portati sull'Olimpo. Solo se tolgo le collane vedi quanto brillo. Con l'anello sulla cera il mio sigillo. La alla capalla nel posto alza il mio vessillo. In Italia non c'è meritocrazia. Era Aco con Outsider, tra chi sente e chi ascolta, quinta stagione. Abbiamo visto appunto questo video girato al Parco dei Suoni. Com'è mai la scelta di, vabbè, a parte la bellezza del posto? Ma allora, diciamo che quel posto l'avevo visto, cioè lo conoscevo da un po', è sempre stato un sogno suonarci e girarci un video, è stato un po' un coronamento. In più mi serviva un luogo molto ampio in cui al centro poter mettere il pianoforte con la pianista, e secondo me era la location perfetta per fare questo genere di riprese, insomma. Chi ha prodotto il brano? Allora, in questo disco ho lavorato con un sacco di beatmaker europei, nello specifico questo ragazzo si chiama Emot e viene dalla Germania. Okay. Un ragazzo di 20 anni circa, con cui avevo già lavorato qualche anno prima, con cui sto lavorando anche ultimamente, perché ha un tipo di suono con, soprattutto sulle ritmiche, che crea un'atmosfera un po' epica, un po' a crescere, che esplode sempre nei ritornelli, questa cosa. Sono tanti, tra l'altro, gli artisti italiani che si affidano a producer europei. La collaborazione, come fate di solito a sentirli per fare un pezzo così a distanza? Come si collabora a distanza? Allora, all'inizio è stato un po' difficile, perché poi devi sempre trovare il feeling giusto con la persona che è dall'altra parte. Diciamo che per la maggior parte lavoriamo via web o via Skype. Nasce tutto magari da delle idee che ho io, da dei provini che mi mandano, e allora lì lavoriamo e costruiamo e create, la traccia. Poi sviluppi tutto nel tuo studio? Sì, okay. Sì. La sì. Cosa bella è appunto avere comunque lo studio a disposizione. Fantastica, guarda, una cosa che mi è sempre piaciuta da piccolo, comunque mettere in mano a quello che facevo, infatti è un po' un'arma a doppio taglio, perché poi dare a qualcun altro la delega o carta bianca, ho sempre paura, certo, che si snaturi quella che è la mia idea di base, però... Bene, allora io passerei adesso a Collane e Sonagli. Collane e Sonagli ha un testo un po' particolare, vero? Ma sì, diciamo che è un mio tentativo di provare un genere diverso da quello che avevo fatto di solito, nel senso che in quel periodo la trap stava un po' esplodendo, allora ho detto, ah sì, anch'io voglio provare a fare un pezzo di quel tipo, con un video di quel tipo, un po' crudo, un po' street, come colori, come ambienti. Devo dire che mi sono divertito molto a farlo, per quanto poi... scrivendo in seguito mi sono reso conto che il mio target o le strumentali, le atmosfere che mi piacciono sono altre. Mirava da un'altra parte. Sì, ok, sì. Andiamo a sentirlo, ad ascoltarlo. Aco con Collane e Sonagli. Sdraio sta tipa su un piatto dorato, remide, è tornato che bomba. Ragli e surragli hanno reso te asi nella tua puttana cavalla da mo. No che non scherzo se dico, li faccio, li conto, li spendo, li avrà. Voglio brindare alla tua vita vuota dall'ultimo piano di questo terrazzo. Ehi, brada, tutto bene, non conviene fare il matto, chi ti crede? Bevi piscio nel bicchiere, scoro liscio, vuoi vedere? Troppo in alto tipo, ci vediamo sulla torre di Babele. Ciao, ciao. Frate, lo senti, non spacchi nemmeno se ti spacchi i denti. Guarda l'argento, canino sinistro, vi lascio i commenti. Io con sti rapper non c'entro più un cazzo.
Io con sti rapper non c'entro più un cazzo. Sei il king, oh ciao. Sei il king, oh ciao. Sei il king, oh ciao. Sei il king. Sei il king, oh ciao. Sei il king, oh ciao. Sei il king, oh ciao. Sei il king. Solo collane a sonagli. Solo collane a sonagli. Solo collane a sonagli. Solo collane a sonagli. Lo vedo che mi odici, starò più attento. Tra chi sente e chi ascolta, nuova stagione, io sono Ruide e come oggi ho il piacere di avere come ospite Aco. Abbiamo appena visto Collane Sonagli, appunto un, diciamo, non neanche un tentativo, perché comunque ci sono tanti artisti che hanno comunque cavalcato l'onda della trap. Sì. Come vedi attualmente il panorama musicale? Si è ben definito, cioè le zone alte della classifica sono un po' cambiate ultimamente? Ma diciamo che per fortuna si è ripreso dal punto di vista dei contenuti e del sound, che insomma non è più fotocopia, ma ci sono dei producer che hanno un po' di identità in più. Un po' di identità, certo. E quindi capisci che quegli artisti hanno trovato la loro strada. È diciamo un po' non assurdo, perché a me fa piacere che però in cima alle classifiche ci siano comunque rapper di 40 e oltre anni che comunque ancora la fanno da padroni rispetto a un genere più giovane, che però non riesce forse a trovare la sua identità in mezzo a tante ispirazioni che delle volte sfociano quasi in copia di copia di copia. Esatto, esatto, che è stato un po', diciamo, quello che è successo, non voglio esagerare, ma dal 2019 al 2021, dai. Sì, 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 sono... Diciamo, c'era un po' di sovraffollamento di personaggi. Sì, poi lì il tempo è sempre galantuomo e quindi anche dei giovani, chi doveva rimanere nel tempo si sta rivelando tale, con delle doti che lo stanno portando comunque a continuare a fare i numeri con cui, diciamo, che è esploso. Però sai, esplodere, diventare famoso è un conto, poi mantenere il successo negli anni come colleghi più grandi è un po' più difficile, certo, certo. Sì. Com'è la vita di Aco o di Federico? Allora, attualmente la mia vita è abbastanza piena dal lavoro. Io lavoro con mio padre, lavoriamo nel settore nautico. Okay. Quindi abbastanza impegnativo in questo momento. Sto cercando di ritagliare il giusto spazio con la musica, perché guarda, è la mia droga. Tutte le volte che ho sempre provato ad allontanarmi, poi mi richiamava e è quasi un bisogno. Hai fatto diversi lavori sia con dei gruppi che, ma soprattutto da solista. Uno dei lavori che ci è rimasto impresso qui nella nostra trasmissione, perché comunque siamo stati anche noi a seguire da vicino quello che è del Radiolina Contest, c'è un pezzo che si chiama Bye Bye, che ha partecipato ed è arrivato alle fasi finali. Sì. Guarda, sono affezionatissimo a quel pezzo, perché innanzitutto mi ha dato tante soddisfazioni, a partire proprio dalla traccia. Poi la realizzazione del video per me è stato un po' un sogno che si coronava, perché volevo un video animato fatto in quella maniera, e Mad Mark, l'artista che ha lavorato, ha fatto un lavoro davvero eccellente. Quindi ho un grandissimo ricordo di questo pezzo, lo suono super volentieri ogni volta. E lo suoniamo anche noi, andiamo a vederci il video. Aco, Bye Bye. Volevo andare in Malaysia, invece vola da Amsterdam fumando amnesia. Non stacco mai la spina, in mano sempre chiusa, cruda, made in Sardinia. La testa sempre il sole come fosse alle Hawaii. La scimmia che mi chiama dallo zoo di Shanghai, fumando piante grasse che non sono bonsai. Ho preso il primo volo, bella frate, bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Saluta quando parto, grida solo bye bye. Dallo zoo di Shanghai, fumando piante grasse che non sono bye, sai. Ho preso il primo volo, bella frate, bye bye. A tra chi sente e chi ascolta, oggi abbiamo Federico Camedda all'anagrafe, in arte Aco.
Abbiamo visto Bye Bye, appunto, che di cui parlavamo prima, del Radiolina Contest, un'opportunità che comunque hai gestito alla grande, è stato passato anche il pezzo in radio. Com'è sentirsi in radio? Era la prima volta che ti capitava? Allora, non era la prima volta, però è quasi come salire sul palco, almeno per me. Ogni volta è come se fosse la prima, quindi è sempre emozionante avere un pezzo in radio. E poi attorno a quell'esperienza lì ho lo stesso dei bellissimi ricordi. È stata la prima esperienza in cui mi trovavo in un contesto così alto e insomma mi sono divertito parecchio. Sì, sì. Bene, adesso andiamo a farti una domanda che facciamo a tutti gli artisti che vengono a Traghi Sente Chi Ascolta, ovvero ti chiediamo di uscire un attimo dal tuo personaggio o poi di entrare all'interno della mente di un tuo fan. Okay. Tu sei un fan di Aco, di quelli proprio che conoscono a memoria tutte le canzoni, ti seguono tantissimo. E la domanda che noi facciamo di solito è questa: il fan di Aco sente o ascolta Aco? Ma io spero che ascolti, perché soprattutto negli ultimi anni mi sono concentrato sempre di più nel contenuto, nei riferimenti. A me per esempio il cinema piace da morire, quindi cerco sempre di creare questo immaginario che va quindi ascoltato e che, se ascoltato bene, ti porta all'interno di un mondo quasi surreale o comunque verosimile, al pari di un film. Quindi io spero di essere ascoltato e non ascoltato, solo sentito, non essere musica di sottofondo. Ti è capitato di avere un feedback proprio dal punto di vista del testo? C'è qualcuno che ti dicesse: Fede, ci sono io in questa canzone? Sì, allora, questo avviene soprattutto nei pezzi più introspettivi, quelli magari un pochino più malinconici, dove comunque sono emozioni che tutti proviamo, e quindi se sei davvero bravo a centrare il modo di descrivere, certo, quell'emozione, è chiaro che chiunque riesce a rivedersi. E in quei casi, diciamo, mi fa piacere, perché anch'io, avendolo provato, mi sento magari meno solo nel condividere quell'esperienza. I chiacchieroni, io non li potevo fra. Non lo vedi che cade giù tutto? Nella testa un casino assoluto. Non mi chiedere dove sta il trucco. Aco vende, si compralo, punto. Non lo vedi che cade giù tutto? Nella testa un casino assoluto. Non mi chiedere dove sta il trucco. Aco vende, si compralo, punto. Occhiali neri su sta faccia da coglione. Questi rapper del mulino bianco me li mangia a colazione. Bomba carta scala in quarta, resta in scia sul mio alettone. Aco spacca quanto basta per zittire una nazione. Sono la prova di flow che cercavi, di ritorno dall'inferno fatta a pugni con gli ignavi. Ma lo sai come si dice, tutto torna che fantasmi. Io sono morto poi risorto come Cristo, adesso salvati. Lascia perdere pure sta storia, sull'asciutto, sul bagnato, questo disco resta in traiettoria. Tu mi odi, cazzo mene, parli di scene, fate solo scene. Parli di scene, fate robe a scene. Tra Chi Sente e Chi Ascolta, nuovissima puntata. Oggi da Oristano abbiamo Aco, abbiamo appena visto Vendesi, che fa parte anche questo di un altro tuo album ufficiale. Sì, fa parte dell'album uscito nel 2015, quello che ha, diciamo, un po' dato il via al mio percorso professionale, portandomi un po' in giro in tutta l'isola, e che mi ha dato le prime vere soddisfazioni in live, sì. Grandi ricordi anche dietro tutto il percorso e tutta la creazione dell'album Vendesi, perché era la mia prima volta in uno studio per quanto riguardava mix, master e lavoro a stretto contatto col beatmaker, okay, che l'ha prodotto. Quindi, guarda, grandi ricordi anche. Hai fatto anche delle aperture, sì, di concerti importanti. Ho fatto delle diverse aperture importanti. Ora, in quel periodo, più che altro, stavo venendo chiamato in festival, dove magari veniva chiamato il mio genere, sì, un po' in rappresentanza, e questo mi faceva veramente piacere, perché in quel periodo si stava un po' sdoganando anche in contesti dove prima eravamo visti un po'... Quindi arrivare su quei palchi è comunque un motivo d'orgoglio, sì, anche per... Sì, sì, poi da quel momento in poi ho iniziato a girare con due o tre ballerine che coreografavano i pezzi che portavamo, rendendo lo show decisamente più dinamico. Avevo anche una corista, DJ, insomma era uno spettacolo decisamente più completo, e anche per me gestirlo è stato una grande crescita personale. Bene, 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 bene.
Come ti stai comportando, come ti comporti sui social? Ma guarda, attualmente li sto un po' ripudiando perché guarda, sto vedendo di ogni, quindi... Vabbè, noi andiamo a vedere i tuoi però adesso, ok? Va bene. Allora, partiamo da Facebook, andiamo a vedere un po'... Qui c'è una copertina di un tuo singolo. È dell'ultimo singolo, sì, Niña Mala. Niña Mala. Allora, sai cosa facciamo noi? La roulette russa. Perché ci piace andare a beccare... le cose più imbarazzanti. Allora, vabbè, questa è una foto di un live. Sì, questo era uno dei primi DJ set che facevo. Vediamo un po'. Qualcosa di più grave. Vediamo un po', torniamo indietro. Questa foto mi sembra abbastanza... abbastanza vecchio. 2009, dove eri qua? Guarda, qui eravamo a Porto Torres. Ma questo è Pauz, che è stato il nostro ospite. Sì, non ci sentiamo spesso, ma ogni tanto quando capita anche con lui mille risate, perché guarda, in quegli anni ne combinavamo di ogni. Quando loro venivano da noi o noi andavamo da loro, ne succedeva sempre qualcuno. E poi sinistra e destra ci sono i miei amici di una vita, musicalmente parlando. Ah, questa qui è un'altra foto di quelle da copertina. Belle queste illustrazioni dei... Queste me le hanno realizzate per i due singoli, Notte Criminale e Tommy Versetti, dove praticamente abbiamo raccontato in Notte Criminale la storia di un narcotrafficante mischiata alla sua love story. Sì. Mentre durante una rapina, durante le fasi della rapina, quindi qui si vede l'organizzazione. Che figata. No, guarda, pazzesco. Ma è stato proprio creato, da chi è stato creato? Da una ragazza della Lombardia che si chiama Sveva Montinaro. Molto brava. Fortissima, guarda, fortissima. Io, diciamo, quando ho queste idee poi delego quasi senza aspettarmi nulla, perché non è la mia materia, quindi io mi sorprendo sempre tantissimo quando arriva il risultato finale, mi gaso da morire. Bene, che si chiama il pezzo, si chiama Notte Criminale, che se non sbaglio mi sa che ci facciamo live, cosa dici? Assolutamente sì. Va bene, allora, intanto se volete seguire Aco lo trovate su Instagram, Nick Aco Click, non prima di aver messo il vostro follow nella pagina di Telecosto Smeralda e di Tra Chi Sente e Chi Ascolta. Yeah. Notte criminale, fuga in sette, non ci avrete mai. E ci sta che non ci fate, non ci state ormai. Se viaggiamo a mille, dietro mille guai, 10 anni dopo in questo gioco ancora fuoco, stereo a palla. Notte criminale, fuga in sette, non ci avrete mai. E ci sta che non ci fate, non ci state ormai. Se viaggiamo a mille, dietro mille guai. Per le strade di Tortuga, stereo a palla e vai. E io cica, ti ho vista infastidita, quando hai scoperto che io nell'armadio tengo un mitra. La polvere di stelle è già finita, fuggiamo dalla banca prima che gli sbirri sbarrino l'uscita. Ho preso l'idroscalo, un jet privato per Panay. Spero mi perdonerai, ma non ci rivedremo mai. Mi piace, avrei voluto pure dirtelo coi like, ma nel mio 3010 sai che non prende il wifi. Lo so, guapa, te chiero mucho anch'io. Separa la drogas, dice un amico mio. Io faccio questa vita per uscire dall'oblio. In testa la tua voce canta e poi mi dice addio. Ehi, Medellin, primavera 2008. I trafficanti di sogno è il signor Macia Merda e Don Fabio Leoni. Dicono, notte criminale, fuga in sette, non ci avrete mai. E ci sta che non ci fate, non ci state ormai. Se viaggiamo a mille, dietro mille guai, 10 anni dopo in questo fuoco ancora fuoco, spera palla. Notte criminale, fuga in sette, non ci avrete mai. E ci sta che non ci fate, non ci state ormai. Se viaggiamo a mille, dietro mille guai. Per le strade di spera palla. Gira la testa e vedo tutto in bianco e nero. Sulla Jeep c'è ancora Pablo col pampero. Il tuo cartello di falliti, se può reggermi il sombrero. Ritorno sulla traccia, ti per mano mira il dito. Sono Benny Blanco che scarrella su Pachang e su Carlito. Infami come Gio Pistone, mi hanno sempre fatto schifo. E noi bravi ragazzi, bella aperto mi devito. La Iatro vuole zocca, quando squilla Nokia io rispondo. La sdraio tipo Coca, aspetto il colpo. Io faccio questa vita finché non arriva il conto. In testa la tua voce canta il mio nuovo racconto e dice: aprire una cassaforte è più semplice di quanto crediate, specie se quando chi la dovrebbe sorvegliare dorme beatamente.
Notte criminale, fuga in sette, non ci avrete mai. E ci sta che non ci fate, non ci state ormai. Se viaggiamo a mille dietro mille guai, 10 anni dopo in questo gioco ancora fuoco, stera palla. Notte criminale, fuga in sette, non ci avrete mai. E ci sta che non ci fate, non ci state ormai. Se viaggiamo a mille dietro mille guai, guai, guai. Per le strade di La DEA nascose oltre il 70% di quei fascicoli, presentando in tribunale un solo capo d'accusa che ci avrebbe unito per i 12 anni successivi. Presto scoprirete la verità su tutti i canali di TCS. Bella lì. Amici di Tele Costa Smeralda, anche questa puntata di Tra chi sente e chi ascolta purtroppo è arrivata alla fine. Io ringrazio tantissimo Federico in arte Aco, grazie a me per essere stato con noi, chiaramente augurandoti il meglio per quella che è la tua carriera musicale, grazie. In procinto appunto di lavori nuovi e tutto quello che devi fare, ti ringraziamo per essere stato con noi. Grazie, grazie. Noi torniamo la settimana prossima, sempre qui a Tele Costa Smeralda, io sono Ruido, bless.